dettagli di questa attività con coppia già risposte dall'ufficio, che ci ha dato particolare soddisfazione in quanto suggello un principio fondamentale. La fiducia nelle istituzioni deve essere punto di partenza ineliminabile per cercare di migliorare la qualità della vita anche, anche nella lotta. Come sapete, questa attività è partita da una denuncia di un libero professionista medico presente qui a Siderno, che ha ricevuto messaggi sottili sulla sua utenza cellulare, che tra l'altro è di dominio pubblico perché viene utilizzata anche per l'attività professionale del TOC. Attraverso questi messaggi di matrice, insomma, ovviamente intimidatoria, che fa riferimento all'incomunità sua e dei prossimi congiunti di questo tizio, e chiede in cambio la consegna di 35.000 euro in contanti. Questo è il punto. Questo professionista si è rivolto immediatamente a noi, c'è stato un turbinio di messaggi, sempre più chiaramente forti, tanto da rendere la vita di questo soggetto assolutamente smontabile, diciamo così, incidente tanto nel sesso femminile, quindi insomma, ancora probabilmente più sensibile a questo tipo di, diciamo, di segnali forti di vita. Se ci tiene alla sua famiglia e ai suoi nipoti, entro un tipo di legge deve dare 25.000 euro. Ti faremo sapere come e dove. Non fare scherzi di nessun genere, ti può costare caro. Non faccia prova con nessuno, non è uno scherzo. Tieni tutto pronto per lunedì, ci facciamo vivere. È tutto chiaro? Rispondi. No. Vedi che non è uno scherzo, ricordi alla tua famiglia. Sono sempre due cose. Quindi, come vedete, ce ne sono diversi, sempre più stringenti. Insomma, è stato fondamentale l'impegno di tutto il personale dell'ufficio, la collaborazione con Bovalino e la perfetta sinergia con la Procura della Repubblica, che mi fa piacere essere evidenziato. Certo. Che senza la loro totale disponibilità e di coordinamento. Chiaramente si è iniziato subito la nostra attività, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei tecnici tradizionali, polizia giudiziaria, tutta una serie di attività, non solo tecniche, ma anche condotte sul territorio, in collaborazione con il commissario di Bovalino, che è teatro di questo, diciamo, un sceneris doveva essere poi, per la consegna del richiesto, doveva essere il carattere bianco. Quindi sono state iniziate queste attività di natura che hanno consentito, sotto il coordinamento della procura di Locri, di in qualche modo gestire l'attività in modo da condizionare e indirizzare l'appuntamento in una fascia oraria che ci consentisse di predisporre un accurato appostamento. Per cui si è rinviato di qualche giorno con l'attività, diciamo, di dialogo mediato, sempre attraverso messaggi che provenivano da un'utenza infestata ovviamente da un cittadino straniero, addirittura attivato a Bergamo, presidente Bergamo. Chiaramente sono in corso ulteriori accertamenti, perché su questo non possiamo fornire ulteriori dettagli. Siamo riusciti attraverso le attività tecniche a individuare l'area oggetto di questa attività di messaggistica telefonica, e chiaramente una volta, come dicevo prima, stabilito questo appuntamento per la consegna, in qualche modo gestito da noi per le modalità operative, seppure nei luoghi indicati dagli estortori. Dico dagli estortori perché è emersa la nostra attività, che sono tuttora in corso, quindi non possiamo essere diciamo esaustivi nella ricostruzione, che il soggetto Bonifazio Girolotti, abbiamo qui tratto in arresto in flagranza il giorno 15, non ha operato da solo, insomma, ha avuto delle diciamo, ulteriori aiuti, e noi stiamo lavorando chiaramente per questo.
dicevo, attraverso un appostamento già partito la notte precedente con i nostri operatori, che devo dire con un enorme sfizio di sacrificio, sono rimasti nella boscaglia praticamente una nottata, siamo riusciti a gestire l'attività, nel senso di abbiamo condotto il professionista della città in quella area con il nostro, diciamo, la nostra collaboratrice a bordo della sua macchina, buttata in modo da garantire la massima incolumità, con noi in prossimità con autovetture chiaramente non note in zona, in modo da garantire innanzitutto la massima sicurezza per la, ovviamente per la vittima, il nostro primo colpo. E siamo riusciti praticamente subito dopo aver consegnato questa borsa qui, per questo è interessante ricordarla, presso la fontana posta incontrata Aranghea di Raffaele Bianco, ad acciuffare il Bonifazio all'atto dell'apprensione della borsa. Chiaramente noi abbiamo preparato in particolare tutta una serie di facsimili di banconote con una parte di denaro contante in corso di validità, ovviamente rendere più nell'immediatezza accoglibile e appetibile il pacchetto preparato. E abbiamo, una volta tratto in arresto il soggetto, abbiamo esteso l'attività anche ai luoghi dove questo lavora, un'officina meccanica sempre in quel comune, e ci hanno consentito di rilevare ulteriori elementi sulla valutazione. È importante dire che l'arresto chiaramente è stato convalidato dal GIP che ha disposto la custodia cautelare in carcere, proprio per la gravità dei fatti e la gravità degli elementi indiziari raccolti. Volevo e quindi ribadire un aspetto, la fondamentale la collaborazione dei cittadini con le istituzioni che comunque non hanno lasciato solo né il professionista che ha subito la situazione né i familiari oggetto delle minacce, per cui è stato disposto al signor Questore Reggio Calabria, sono state disposte le adeguate misure di vigilanza che sono tutto in corso. Quindi altro aspetto, chi collabora non viene lasciato solo. Non ci interessa soltanto fare l'attività di polizia giudiziaria per raccogliere un frutto, noi cerchiamo di, compatibilmente con quelle che sono le nostre possibilità, garantire la sicurezza dei cittadini, anche a chi si espone in qualche modo, perché va detto che probabilmente tantissimi cittadini non scelgono la strada dell'ufficializzazione. Questo è, vi prego, questo è il mio principale obiettivo oggi, far passare questo concetto anche a forza della cittadinanza. La collaborazione è fondamentale e la collaborazione non significa poi isolamento e solitudine, ma noi stiamo seguendo gli ulteriori sviluppi, stando vicini a chi ci ha chiesto aiuto. Probabilmente è questo l'aspetto che più va messo in evidenza. Dicevo, sono ulteriori attività in corso, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria altri tre soggetti. Casignana sempre? Di quell'area e sono in corso ulteriori accertamenti per definire i vari apporti forniti a questo tipo di crimini. Devo dire, non capita spesso, questo lo dico, di arrivare a un risultato di questo tipo, non perché diciamo, non siamo in grado di raggiungerlo, anche se un pizzico di fortuna a chiedere di polizia giudiziaria è sempre necessario, ma perché ecco, non sono in molti cittadini, soprattutto in quest'area, devo dire, sono ormai 8 mesi che sono qui a Salerno, che si rivolgono a noi in questo tipo di situazione. Quindi, rinnovo questo invito a voi di far passare questo tipo di messaggio.